Ho una fame pazzesca e oggi al mercato ho trovato una cosa che a me mi fa impazzire perché è gustosissima. Sono questi, i totali. Guardate l'occhio, l'occhio, l'occhio dalla sua parte. Guardate i colori, ci sono tutti, quindi è freschissimo. Tutti gli altri mi sono fatti già pulire. Poi ho trovato, ma vedete, guarda che meraviglia, che queste sono le ultime cose dell'estate, quelle belle, quelle di stagione. Ho trovato questi due peperoni, guarda, bellissimi. Poi zucchine con fiore, prezzemolo, cipolla, quella fresca. Poi aglio e peperoncini, pecorino, per quelli che poi sempre mi criticano, facoltativo, e pomodori, questi da sugo. E poi la pasta, la pappardella. Ho scelto la pappardella perché è una cosa bella rustica. Adesso, subito prima cosa, qua, via, spelliamo i pomodori. Quindi, acqua in piena ebollizione, quella della pasta, eccoli qua, i nostri classici 10 secondi, eccoli qua, guardate, belli da soli, uop, così, subito in acqua fredda, così non vi bruciate le mani, soprattutto, e fermiamo la cottura dei pomodori, e in questo caso, però ancora mi bruciano. La cosa più lunga è la cottura dei totani, che, perché sono gustosi, saporiti, però hanno bisogno di un po' più di cottura. Vado a fare pezzettini piccoli, 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 proprio come se fosse un ragù, soprattutto dei tentacoli. Prendo un altro tagliere, così non sporchiamo il tagliere in legno. Queste, le parti superiori, facciamo così, le facciamo a striscioline, così. Adesso abbiamo tutti gli ingredienti pronti. Che cosa facciamo oggi? Ancora non abbiamo detto. Pappardelle con ragù di totani e verdure. Che bontà. Allora, subito, aglio, due spicchi. L'olio buono sempre, lo ricordate? Poi, appena si rosola un pochino, fermi, ci sono dimenticati una cosa. Voi non mi ricordate più niente però, eh? Ecco qua, i gambi del prezzemolo, che ci sta benissimo, senti che... Vedi proprio come la gambetta. Vado subito, 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 subito con che? Con le zampette, con i tentacoli, così. Sentite un po'? Il rumore è quello giusto? Ci stiamo, ci stiamo, ci stiamo. E poi subito dopo con le striscioline, con i coriandoli. Anzi, prima coriandoli e poi stelle filanti, vai. Mescoliamo, facciamo insaporire bene. E mentre insaporisce, si rosola bene tutto quanto i totani. Sì, hai ragione. Andiamo, taglio la cipolla, perché quello un po' di cipolla mi ci piace. Vado. Bicchiere di vino, buono, pure per cucinare, il vino buono, non da 100 euro, non da 20, ma da 6, 5, ci sta. Allora, mentre sfuma, io faccio così, tolgo, buono Mario, buono, che oggi non è per te, vai, tolgo il prezzemolo, oh, ish, via, e aggiungo la cipolla, così non si brucia niente. E passo a tagliare le verdure, quindi ho il peperone giallo, che belli che sono, ma io ve ne fa sentire come sono croccanti, belli, freschi. Così levo sempre la parte, i filamenti bianchi, i semi, come sempre. Quindi vado a tagliarli dall'interno, è meglio così, e poi facciamo dei dadini, così, in questa maniera. Irregolari, perché noi siamo così rustici, siamo, noi badiamo al sodo, noi badiamo a roba buona. Stop. Pomodoro, eccolo qui, che è la prima verdura che andremo a mettere. Ecco Mario, pomodoro, eccolo qua. Levo l'aglio, zucchine, guardate che meraviglia, piccoline, quelle col fiorellino. E adesso, con grande coraggio, incominciamo tutte le verdure. Vado, zucchine, peperoni, che stanno benissimo con i totani, vedete i colori. E questo è un primo e un secondo, e contorno. Se c'è bisogno, aggiungiamo un goccio di acqua di cottura della pasta. Peperoncino, guardate i colori, meraviglioso. Sale, poco. Prezzemolo, pappardelle come dicevo, il pastificio è Leonardo Carassai,
e siamo a Campofilone, quindi la pasta la sappiamo fare. Ecco, guardate che robetta. Oggi si mangia, eh? Due etti e mezzo di pasta, perfetta. Piano piano, senza spezzarle, questo per d'arte, all'uovo, bella ruvida. Vediamo se attacca bene sto sugo, buono. Leonardo mi ha detto, mi raccomando Massimo, questa qua è digeribilissima. Vediamo un po'. Allora, è ancora molto molto al dente. Ma noi che facciamo? Facciamo così. Vado col prezzemolo. Vediamo un po'. Che spettacolo. Un goccetto d'olio a crudo. Un po' di pecorino. Facoltativo, ma noi a casa mia ce lo mettiamo. Quindi a casa mia pecorino. Ma il rumore è quello nostro? Fallo un po' un attimo, sentire camera woman. Sì, è il nostro. Impiattiamo. Oggi facciamo i carini, eh. Allora, questo è per il nostro ospite. E io, come sempre, lo assaggio qua dentro. Dalla pentola, è la cosa migliore. Dolce, piccante, si sente il mare, coi sodani, la campagna, le uova della gallina che ha fatto per fare questa pasta. La pasta ha tenuto la cottura perfettamente, non ha perso più la cottura con tante pasta all'uovo e subito diventano scotte. Buonissima, al dente, una bella consistenza. Guardate qua, la bontà, rifatela. Costa poco, stagionale e tanto tanto buona. Molto. Che bontà. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perderete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mossa questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.